Ciao guerrieri di luce, io sono Valerio e nella puntata di oggi vorrei parlarvi di acqua florida, ma non vi parlerò di acqua florida solo a livello esoterico, perché vorrei concentrarmi anche su tutti gli altri utilizzi di tutti i giorni in cui possiamo utilizzare questa stupenda acqua magica. L'acqua di Florida, Agua de Florida o Florida Water, in commercio dal 1808, è una speciale colonia utilizzata dagli sciamani di tutto il mondo per purificare e pulire il corpo dalle energie negative e come protezione durante i vari rituali sciamanici. Il suo aroma floreale, ma deciso, agisce a livello animico in maniera eccezionale, armonizzando il campo astrale e richiamando energie spirituali elevate. La sua composizione sembra uscita da un grimorio magico, perché, grazie alle essenze che la compongono, si crea una mistura esoterica estremamente potente e unica nel suo genere. Questa fantastica acqua sciamanica può essere utilizzata però in molti altri modi. Vediamone alcuni che sicuramente non conoscerete. Aggiungendola all'acqua della vasca, è deliziosamente rinfrescante. Vi lascerà la pelle delicatamente profumata, luminosa, tonificando muscoli e nervi e purificando la vostra aura. Come deodorante personale, in questo modo vi proteggerà dalla sfortuna e dalle energie dissonanti che potrebbero esserci intorno a voi. Come profumatore di biancheria, aggiungendola all'acqua del bucato. Come lozione astringente per la pelle, perché contrae i pori lasciando una sensazione di freschezza. Come deodorante per l'ambiente, spruzzando in aria qualche goccia nelle varie stanze della casa, oltre a creare una protezione da energie dissonanti, eliminerà anche cattivi odori come quelli creati dal fumo. Per gli uomini, l'acqua di Florida è indicata prima della rasatura per ammorbidire la pelle e dopo, grazie alla sua azione astringente, per lenire e guarire le abrasioni causate dalla rasatura stessa. Applicando alcune gocce della lozione nelle zone punte da insetti, potrete lenire il prurito in pochi minuti. Applicandola sui capelli, potete renderli molto profumati e lenire il prurito del cuoio capelluto. Nella stagione calda, applicando alcune gocce sulle tempie e la fronte, potrete ristabilire subito una sensazione di benessere e freschezza. Il suo odore dice riesca a far diminuire la febbre e alleviare il mal di testa. C'è poco da dire. L'acqua di Florida è un'acqua magica. Una volta provata, non potrete più farne a meno. E voi, conoscete altri utilizzi? Come sempre, anche la puntata di oggi termina qua. Fatemi sapere con un bel pollice in su se questa puntata vi è piaciuta, se conoscevate già l'acqua florida. E mi sarebbe molto interessante se nei commenti potreste lasciare un commento su degli utilizzi che magari non ho elencato io, ma che voi conoscete su questa acqua, sull'acqua florida. Come sempre, io vi saluto con un grande bacio, con un grande abbraccio. E se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al nostro canale e se sono le prime volte che ci seguite, potete benissimo venire a scoprire il nostro sito internet, che è i nostri siti internet, anzi che sono www.josuestavros.it e www.ilviaggioshamanico.it. Ciao!